qua la manà. Qui manà manà. Ad accogliere l'ospite di oggi con questa canzone, sì. Però Pino, c'era il Manga Manà, noi ogni giorno proponiamo queste le canzoni, sigle dei cartoni animati, e quindi ti è toccato ascoltarlo. E beh, ma poi adesso che vi vedo dal vero, capisci, siete molto simile ai cartoni animati, quindi mi sembra subito. Giustissimo. Signori, sono entrato qui in radio e ho visto tanti cartoni animati, quindi mi sembra giustissimo. Insieme a noi Pino Amendola. Buongiorno. Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao. Innanzitutto, come stai? Bene. Siamo in piedi, vivi, lavoriamo. Andiamo in giro per Roma col motorino, quindi siamo bene. Benissimo. Okay. Anche senza raffreddore, quindi meglio di così. Si può. Meglio di così non si può, e meglio di così parliamo di questo spettacolo che è stato scritto da te. Sì, ahimè, me la canto e me la suono, come dicono a Roma. Si intitola I Tre Moschettieri, con Massimo Corvo, Andrea Manzalini e la partecipazione di Gino La Monica. Esatto. Siete... Poi diciamo anche l'altra metà del cielo, perché c'è anche Virginia Barrett e Eva Sabelli, che sono due bellissime fanciulle, insomma. Ma quindi ti sei accompagnato? Una meno fanciulla, bene, ma... dai. Dico, ti sei accompagnato bene, bisogna accontentare anche l'altra parte del cielo, insomma, cioè, assolutamente. Siete siamo al in Teatro scena, Ghione al Teatro Ghione da qualche giorno, da Santo Stefano fino al 15 gennaio. Fino al 15 gennaio, e vorrei ricordare che facciamo Capodanno, come tutti gli anni. Io ho questa tradizione di fare le feste a teatro, perché ho scoperto questa cosa meravigliosa di poter sfuggire ai cenoni, alle lunghe agonie natalizie di Capodanno familiari, e quindi divertirmi con il mio pubblico, che veramente, diciamo, sono i miei parenti, i miei amici più stretti. Come funziona il Capodanno a teatro? Il Capodanno a teatro funziona in una maniera molto simpatica, perché abbiamo uno spettacolo prima della mezzanotte, per permettere a quelli che vogliono poi stare a casa a passare la mezzanotte con i propri cari, e quindi comincia alle 8 e finisce alle 11, quindi si fa in tempo a tornare a casa. E invece per gli altri c'è uno spettacolo che comincia alle 11, facciamo un intervallo a mezzanotte, brindiamo con il pubblico. Ma e pensa. Poi si arriva fino a l'una, e così uno ha passato la serata, si è divertito, ha partecipato a un evento in qualche modo estremamente divertente. Poi questo è uno spettacolo dove il senso del gioco è molto forte, e quindi io credo che sia veramente adatto per passare la notte di Capodanno. Uno spettacolo divertente, quindi, no? Uno spettacolo divertente, dicevamo, Pino. Come sempre. C'è interazione con il pubblico, perché io vedevo che leggevo. Innanzitutto c'è da dire che questa non è la messa in scena dei Tre Moschettieri classici, giusto? Sì. È un po' una rivisitazione. Beh, raccontiamo molto la storia, se mi date 30 secondi. Ma ti diamo, guarda, quanto tempo vuoi? Allora, la storia è molto semplice. Un teatro vuoto, ci sono tre derattizzatori. Sì. Che sono stati chiamati perché c'è un grosso topo in teatro. Gli attori hanno dovuto interrompere le prove, e questi poveri operai, anche un po' scalcinati. Il mio è un napoletano, Massimo Corvo fa questo romano par suo, imponente romano, e poi c'è Andrea Manzalini, che invece è un ragazzo un po' ritardatello, veneto, che lavora con questo gruppo di derattizzatori. Arriviamo lì con le nostre torce, i nostri forconi per acchiappare i topi, accompagnati dalla direttrice del teatro. E vi imbattete. E quando siamo lasciati soli, esce fuori un D'Artagnan, che è un anziano attore, lo scopriamo dopo, che è impazzito perché a 70 anni non gli fanno fare più la sua parte. Lui è nato per quello, vuole fare quello, è il proprietario del teatro, chiude a chiave tutti dentro, sequestra una giovane attrice, quasi l'ammazza con la spada, che però scopriamo che è finto, insomma, anche il gioco, il meccanismo di farle del male, e costringe in qualche modo questi poveri disgraziati a recitare la parte dei moschettieri. Questi non lo sanno fare, si vestono, si improvvisano. La direttrice del teatro dà dei suggerimenti da dietro le quinte, e però loro capiscono fischi per fiaschi, e quindi come farà la regina senza la sua collana, dice lei, e suggerisce, quello dice come farà la regina senza la sottana, il ballo è fra solo 8 giorni, c'ha il callo, ce l'ha da 8 giorni. Allora ti interrompo un secondo, perché noi facciamo una cosa, ci fermiamo un istante, proprio un istante, per dare la linea alla viabilità, sentiamo le condizioni del traffico in giro per la città e torniamo con Pino Amendola, che ci racconta ancora qualche aneddoto legato allo spettacolo. Ricordiamo I Tre Moschettieri in scena dal 26 dicembre, ormai è passato, va bene, però fino al 15 gennaio al Teatro Ghione. Linea alla viabilità. Qua la manà.
E siamo tornati con il nostro... Sono sopravvissuto a questa pausa, ragazzi. Sono sopravvissuto. Non avete idea, ascoltatori, quello che accade quando non ci sono le loro voci. Scoppiamo in mortaretti, ecco. Già ci prepariamo, sì, sì, per il 31. Danze sui tavoli, certo. Delle cose pazzesche. È vero che è una radio giovane, ma non esageriamo. Certo che avere un ospite come Pino, che uno ha fatto di tutto. Fai bingo, perché veramente Pino fa di tutto. Dalla radio alla televisione, doppiaggio, cinema, teatro, TV, hai fatto di tutto. Beh, ci raccontava tre cose sulla radio, dai, i tuoi trascorsi radiofonici ci racconti, di qualche tempo fa. Io ho amato tantissimo la radio, poi la radio ha questo, vabbè, è chiaro che dico cose assolutamente ovvie. Guarda, noi le diciamo di peggio, quindi non ti preoccupare, dici cose però originali. Però la magia del raccontare evocando, no? Tu in pratica fai vedere le cose senza che esistano le cose, quindi le racconti. E tutto lo spettacolo, io credo che il teatro, il cinema, tutto quello che è spettacolo nasce dall'idea del racconto. La caverna dell'uomo primitivo, questo uomo primitivo che ha incontrato l'orso, ha incontrato una grande bestia, e rientra e racconta e fa la storia a quelli intorno al fuoco. E dice, era così, era grande, ripete il gesto, lo mima. E il racconto è alla base proprio dello spettacolo. È una cosa che poi nasce con noi, no? Chi non ricorda da piccolo, cioè chi non si è mai sentito leggere una favola o appunto raccontare una storia, no? E quindi la radio conserva questa magia del grande raccontatore, che solo raramente riusciamo a riprodurre a teatro, solo raramente riusciamo a riprodurre in cinema e quasi mai in televisione. Pino ci stava raccontando un aneddoto quando tu lavoravi in una radio, facevi uno spettacolo per me geniale, adesso ce l'hai raccontato. Si chiamava Alcherche o delle vite parallele, ed era una trasmissione che facevamo su Rai 3, sì. Una biobox, ed era una finta trasmissione scientifica, raccontavamo un evento scientifico. Io ero questo moderatore, questo professor Guardalavecchia, invitavamo un vero professore, una citazione da Totò, e invece un professore fasullo che aveva fatto una scoperta, non so, e poi fu molto emblematico il caso di un giorno che raccontammo questa nuova scoperta, che era un metodo anticoncezionale che si chiamava il metodo Carezza, della professoressa famosissima, la professoressa Crinzia Carezza, che era un metodo comodissimo perché senza controindicazioni permetteva di praticare il sesso senza avere un fai da te, ecco, diciamo. Un fai da te, però questa cosa non piacque molto, fu interrotta la trasmissione. Benissimo. Ma io ho una bella storia di censura in tutte le trasmissioni, sì, non solo in radio ma anche in televisione, insomma, me ne sono capitato. Facevo una trasmissione che si chiamava Estate con noi, sì. Dove c'era praticamente tutto un cast fatto di napoletani, ma era un fatto casuale, dal regista, una coincidenza. Io, per scherzare, allora c'era ancora il funzionario quando c'era la diretta, okay. Io dissi, ora zero, napoletani al potere. Fui defenestrato. Era meglio lanciare una bomba in sala, probabilmente. E se sempre di sala, parliamo sempre di sala, ricordiamo appunto lo spettacolo I Tre Moschettieri di Pino Amendola con tutta la sua compagnia. Banda, ricordiamo banda, la sua dire, banda. Banda con Briccola, come meglio credere. I suoi accompagnatori in questa avventura in scena fino al 15 gennaio. Ricordiamo che fare questo vecchio anziano d'Artagnan, vecchio si fa per dire perché è un signore ancora bellissimo, Gino La Monica, e Gino La Monica che è non solo un bravissimo attore ma è una voce straordinaria, non ci scordiamo che è stato il doppiatore di Dustin Hoffman nel Laureato, di Richard Gere in Ufficiale Gentiluomo, e insomma anche Pino, Massimo. Anche tu come doppiaggio diciamo che qualcosina me la sono cavata, ma proprio qualcosina. Anche Massimo Corvo è un altro doppiatore fortissimo, non so, Leon, oppure La Bella e la Bestia, oppure Il Quinto Elemento, insomma. Noi abbiamo stampato la tua biografia, è venuta fuori una risma. Ah. Una risma di carta. Ai. Non staremo a leggere tutta perché è troppo lunga, ma hai fatto veramente qualsiasi cosa tra i vari doppiaggi. Io ricordo Federico Fellini, Mario Monicelli, Enrico Maria Salerno. Hai fatto anche qualche puntata dei Simpson, se non sbaglio. Beh, sì, no? Io facevo una delle voci fisse che poi adesso non c'è più, che era Edwin Monroe, il sessuologo, casualmente, così. Dai, facci sentire com'era. E poi Gatto Silvestro. Parlava così, no, ma il Gatto Silvestro, insomma, la vostra generazione, sì. Vedete, siete molto giovani, dovrebbe essere cresciuta col mio... Certo. Sì, sì.
Peppino. Che altro aggiungere? Lo spettacolo è in scena fino al 15 gennaio, l'abbiamo già detto, il teatro è il Teatro Ghione. Ghione, che aggiungere? Fare un po' di pubblicità, nel senso che è un bel teatro, teatro vero, come vuole la regola, con i velluti, con quell'atmosfera del vero teatro, perché io credo che poi le cose debbano avere anche la loro sede naturale. Ed è uno spettacolo come i miei, per chi li ha già visti, estremamente artigianale, fatto con grande amore, con grande passione, con grande fatica. E quando in queste cose si mettono questi ingredienti, poi il risultato si vede. E io, nella mia, insomma, modestamente, faccio come quelli che fanno la pasta fatta in casa, gli artigiani. Cerco di mettere delle uova fresche, buona farina e tanto amore, genuini, quindi. Ecco, e allora poi il sapore dovrebbe essere accettabile, buono. Insomma, venite a divertirvi con me. Pino, ma qual è passate il Capodanno con me. Qual è la difficoltà di interpretare un attore incapace, poi alla fine, alle prime armi, o comunque un attore improvvisato? Beh, sai, io sono protetto dalla mia dimensione, dove faccio il napoletano, quello ormai ho creato una sorta di maschera di questo napoletano che vive a Roma e quindi che convince di parlare benissimo, però c'ha sempre un po' una cadenza, una cosa minima, un minimo di accento, e poi fa un sacco di strafalcioni, quindi nella vita. Posso aggiungere una cosa? Io ho letto la tua biografia e penso di aver letto la definizione che per me calza veramente a pennello per il napoletano. L'hai dato tu, è scritto sul tuo sito, dice così: come molti napoletani doc, coniugo una puntualità svizzera ed uno stacanovismo teutonico ad una filosofia di vita molto permissiva e accomodante. È vero. Cioè, è vero. Questo a tutto tondo è la definizione per eccellenza del napoletano verace. O sbaglio? Allora, quindi grande signore, però anche grande spirito, no? Beh, sì. Diciamo, sai che è una città, Napoli, che diciamo ti rimane, è talmente permeante. Da un lato è una spugna che assorbe tutto e nello stesso tempo ti ridà tanto. È una città dove c'è una contiguità con la storia antica, molto di più che in altri posti. E quindi tu ti abitui a vedere, a convivere continuamente con l'eternità e con l'assoluta inutilità degli sforzi dell'uomo, cioè nel senso che tu ti batti per cambiare il mondo, ma sai che poi riuscirai a fare molto poco. Difficilmente ce la fai. E quindi convivi sempre con quest'idea che c'è una continuità e che tu sei un piccolo granello in questa enorme clessidra che è la vita, sabbia, che è la vita. Certo. Ti prendi in giro, prendi le distanze da te e capisci che, insomma, devi guardare tutto con un occhio un po' sorridente. C'è un bellissimo libro che consiglio a tutti, e non ho rapporti con l'autore. Non ti preoccupare, diccelo, perché la lettura fa sempre bene. Si chiama I Napoletani di Francesco Durante, che è un libro straordinario, bellissimo. Allora, bene. I Napoletani di Francesco Durante, per chiudere l'appuntamento, la nostra ospitata insieme a Pino Amendola in scena fino al 15 gennaio, non dimenticatevelo, i Tre Moschettieri al Teatro Ghione, per passare eventualmente anche un Capodanno diverso. Certo. Un bel Capodanno diverso. Assolutamente, in teatro, uno spettacolo che sicuramente farà ridere e anche riflettere, no? Perché ecco, è molto attuale. Io prometto che si ride, insomma, me ne assumo la responsabilità, perché sono autore, attore, regista, quindi se non ridete è colpa mia, vi porto a cena. Allora, perfetto. Con lo spettacolo di Tre Moschettieri di Pino Amendola, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, sì, ti auguriamo una buona fine d'anno. Adesso che va la pubblicità, rifacciamo come prima, le ragazze salgono sul tavolo. Anzi, sai cosa facciamo per far salire meglio le ragazze sul tavolo? Sì. Non mandiamo la pubblicità e mandiamo questo disco. Loro sono i Green Day, questa è Minority, questa è Radio Malamalà, All News 24, salutiamo Pino Amendola. Ciao a tutti! E che vi aspetta al Teatro Ghione fino al 15 gennaio, non perdete i Tre Moschettieri. Qua la Manà!